Amici di Speciale Ritiri, quest'oggi ci concediamo una colazione davvero esclusiva in compagnia di uno dei grandi per quanto riguarda il mondo del calcio catanese, uno degli storici che ha vissuto insieme al Catania grandi imprese. Insieme a noi Armando Pantanelli. Buongiorno Armando. Ciao, buongiorno a voi, benvenuti. Siamo ospiti a casa tua, o meglio nella tua struttura. C'è un panorama stupendo, faremo colazione insieme parlando anche di quello che ormai è l'appuntamento prossimo col campionato di Serie B e il nostro Catania. Ti seguiamo. Che meraviglia Armando, che meraviglia. Dico che ti sei sistemato abbastanza bene, quindi Catania ti ha lasciato comunque un buon ricordo e ti ha conquistato. Sì, diciamo che prima c'è stato l'impegno sentimentale di vita e poi abbiamo trovato questa soluzione che piaceva a entrambi e quindi la stiamo vivendo al meglio. Ti posso chiedere se c'è nostalgia dei tempi trascorsi in maglia rossa-azzurra? Sì, molta, anche perché quando uno smette di giocare ci pensa sempre... Spesso, visto che sono stati tra gli anni più belli della mia carriera, ci penso veramente molte volte. Abbiamo avuto Mariano Andukar che comunque ha diretto un po' quello che era il ruolo di portiere in questi ultimi anni. Ma sicuramente l'ultima annata non è stata un'annata particolarmente felice per lui, come del resto per tutta la squadra. La prima annata invece credo che abbia fatto un buon campionato e abbia dimostrato di essere un buon portiere. Adesso se sia a livello di fare il secondo in una nazionale importante come quella argentina, non lo so. Puntare su Frison possa essere una buona scelta, anche se negli ultimi giorni ho sentito parlare anche di Gillet. Sono due soluzioni diverse, però credo entrambe molto valide. A Catania, prima Calaiò. Finalmente abbiamo confermato anche l'arrivo di Rosina. Questa squadra può fare davvero bene. Sì, si stanno concentrando sul reparto offensivo, mi sembra di capire, però in Serie B bisogna allestire una squadra all'altezza. Il ricordo più bello che ti ha lasciato Catania in campo? Potrei citarne un centinaio, credo. Il ricordo più bello è sicuramente l'ultimo a Bologna, quando siamo salvati all'ultima giornata. Lanciamo un messaggio a tutti gli amici rossazzurri che ci stanno guardando, anche perché tanti ti hanno amato, soprattutto in quegli anni di gloria. Il messaggio è avere pazienza e lasciare lavorare per bene l'allenatore soprattutto e tutti i ragazzi. E poi le somme si tireranno alla fine.